Ciao a tutti, sono Alessandro e siamo nel mio nuovo studio! Quasi nuovo perché è qui che effettivamente ho iniziato. Vi piace? Diciamo è meno elaborato, luci più omogenee, fondale nero... Insomma, mi serviva un posto fisso dove tenere l'attrezzatura, quali luci, fondale senza doverlo spostare ogni volta. Più o meno. Se è dove ho iniziato, come ho detto prima, perché ci sono tornato? Beh, allora... fatemi dire, lo studio precedente rimane, quindi quale accoglienza sposi e soprattutto workstation, eccetera, eccetera. Sempre nell'altro studio farò solamente alcuni video indirizzati agli sposi, mentre qua coprirò tutti gli altri, come questo ad esempio. Qui appunto avrò la possibilità di parlare, come quando vorrò, soprattutto senza interruzioni. Papà, ti vuole mamma? Ok, arrivo. Dicevo, senza interruzioni. Portare ospiti, amici e fare unboxing più bellini, grazie all'ampio spazio e soprattutto alla camera che sta lassù. Ciao! Quindi vi faccio vedere un po' lo studio. Mi sono fatto aiutare per preparare il tavolo e spostare le varie cose dentro questa stanza. Il tavolo appunto è bello ampio e potrò poggiare di tutto sopra. Potrò inoltre parlare in piedi o da seduto. Raffrontato all'altro studio, ha un'illuminazione migliore, anche se meno intimo come percezione di ambiente. Mi manca il poster dell'Atari che non è ancora arrivato e dovrò decidere se metterlo lì o lì. E la testa di Iron Man invece non ci sarà, rimarrà solo il cuore di Stark e il guanto di Iron Man. Parliamo di luci. La luce principale è la Godox, eccola qua, con telecomando alla mia destra, completo di diffusore. Così è accesa e così è spenta. Attualmente sta illuminando solo l'altra luce dietro alla mia sinistra, in realtà, sempre a LED. Sempre alla mia destra, luce LED colorata per dare un po' di tono colore. Inoltre qua dietro di me ci sono due faretti, e gli ho appena dato un calcio. Come microfoni sono ancora in fase di test, devo capire il riverbero della stanza, quindi al momento sto utilizzando il wireless. Attualmente sto registrando con A7S3 davanti a me, in autofocus, e con la S2 qua sopra in fuoco manuale con lente Zenith. Parlando di questa camera qua, questa soggettiva, sarà molto bella per spacchettamenti o per far vedere appunto qualche cosa qua sul tavolo, così. Queste due pareti alla mia destra e dietro di me sono in realtà due pannelli, erano stati creati a diverso tempo fa, diversi anni fa, per insonorizzare un po' la stanza, quindi la speranza è che attutiscano un po' l'eco. Ecco! Abbiamo creato inoltre un nuovo logo che rappresenta me, il mio lavoro e la passione, la mia passione quale cosplayer di Iron Man. Ho tirato fuori inoltre una nuova intro, che sarà una nuova sigla. Mi spiace abbandonare l'altra, però questa è tutto un altro stile, fatta totalmente in animazione After Effects. Inoltre ho la possibilità di customizzarla ogni volta, quindi io vi ringrazio di aver visto questo video. Mancano un paio di cose, ma direi che ci siamo. Ditemi cosa ne pensate commentando il video, mettete un like se vi va, se non vi va mettetelo lo stesso. Vi lascio appunto al video che sarà il nuovo intro per i prossimi video che mi o ci accompagneranno e alla prossima. Ciao ragazzi!